Angelo Gioia, rappresentante di categoria per quanto riguarda gli ambulanti, si riapre il mercato del martedì a Termoli dopo quasi 2 mesi. Sì, finalmente abbiamo ricominciato il nostro lavoro. Purtroppo la situazione che stiamo vivendo non è dei migliori. Oggi si aspettava qualcosa di più, però sicuramente con le elezioni di Intad molti genitori non sono usciti al mercato. Prendiamo di positivo che comunque ricominciamo a lavorare e la prospettiva speriamo di vederla sempre più rosea, anche se ci sono alcuni sindaci di alcuni comuni che purtroppo anche in zona arancione non ci fanno lavorare, tipo Petacciato, Trivento, e in questo periodo per noi avere un piccolo bicchiere d'acqua è importante. Non riaprirà però la fiera mensile, anche perché cade in piena zona rossa nazionale. Eh sì, purtroppo capita in quei giorni come il periodo natalizio, quei 3 giorni che quest'anno capitano a Pasqua e purtroppo a livello nazionale saremo tutti quanti in zona rossa. È una situazione che la Fiera di Termoli ci portiamo avanti da tanto tempo. Che vi devo dire? Speriamo che con i vaccini, più vaccini cominciano a fare, la situazione volga un pochettino a nostro favore, per tutti Però un quanti. piccolo seme di speranza è stato gettato oggi. Sì, questo è un seme, adesso la dobbiamo curare questa pianta. Molto dipende da noi ce la mettiamo tutta con i vari dispositivi, distanziamento e quant'altro. E oggi purtroppo la situazione, ripeto, quella della DAD ci ha un po' compromesso il mercato di Pasqua. Però prendiamo di positivo che comunque oggi è uscita la giornata. Quanto riguarda invece l'umore dei clienti, dei vostri cari affezionati clienti che non hanno mancato di venirvi a visitare. Allora, oggi si è rivista tanta gente, è passata anche per un saluto, che purtroppo anche loro, abituati al mercato, hanno perso un pochettino questo punto di riferimento. Che comunque i clienti del mercato ci sono, anche contro quelle situazioni che abbiamo letto su vari social che non aveva senso riaprire il mercato, però io a queste persone che dicono quello contro di noi, vorrei vedere a loro stare 3 mesi senza prendere un soldo, forse hanno o la pancia piena o hanno lo stipendio pagato.